Indossare la mascherina è importante, ma è importante anche non buttarla a terra. Per tutelare la salute pubblica c'è stato un grande incremento dell'utilizzo di dispositivi monouso e il rischio è che questi non vengano smaltiti correttamente. L'Istituto Superiore della Sanità ha diramato un comunicato in cui dice che questi rifiuti devono essere trattati come indifferenziati, quindi ovviamente tutte le mascherine e i guanti che vengono utilizzati devono essere conferiti presso l'indifferenziato. Adesso qual è il problema? Il problema è sia all'interno delle strutture e degli edifici, così come delle aziende, non sarà molto complicato. La cosa un po' più complicata sarà poter conferire questi rifiuti ad esempio fuori i supermercati oppure in generale vicino nelle aree parco cittadine, dove le persone magari dopo aver fatto la spesa o dopo aver fatto una passeggiata, ammesso che abbiamo indossato mascherine e guanti, poi non trovano dei contenitori adeguati per conferire i rifiuti. Tra le soluzioni proposte è quella di posizionare numerosi bidoni, soprattutto nei luoghi maggiormente trafficati, dove gettare guanti e mascherine. Ma anche quella di incoraggiare la popolazione a servirsi di dispositivi di protezione lavabili e riutilizzabili, preferendoli, ove possibile, a quelli usa e getta. Il lockdown, tra fabbriche chiuse e automobili in garage, perlomeno ha causato un leggero miglioramento delle condizioni ambientali. È importante adesso non rovinare tutto in virtù della ripartenza. Sarebbe opportuno che noi ci riconsideriamo parte della natura e dell'ambiente, capiamo che non possiamo essere slegati dall'ambiente e dalla natura. L'importante adesso è non ricominciare la fase 2 dicendo va bene, adesso dobbiamo recuperare il tempo perso, i soldi persi, tralasciamo le tematiche ambientali per seguire quelle economiche e basta.